Sua opinione e la sua lettura di quest'opera, senza dubbio affascinante. Devo dire all'assessore che mentre parlava probabilmente dei tweet, degli email, delle lettere, mi ha ricordato un'occasione in cui il sindaco passato di New York, Michael Bloomberg, era presente a un'inaugurazione di Public Art Fund. Public Art Fund è una delle due istituzioni che in un certo senso ci ha ispirato 16 anni fa, quando abbiamo deciso di iniziare questo percorso. Certo. Di questo museo mobile che è ora la Fondazione Nicola Tussardi. Bloomberg in quell'occasione diceva a chi appunto magari si lamentava o si animava di fronte alle opere dello spazio pubblico, diceva che il bello dell'arte pubblica è che soddisfa una delle caratteristiche principali, lui diceva dei newyorkesi, ma credo che possa essere applicata anche ai milanesi, e cioè che ciascuno vuole avere la propria opinione e la vuole manifestare come se fosse l'unica, e diceva che, questa è una metafora che funziona molto bene anche in Italia, che siamo tutti allenatori e arbitri il lunedì mattina, e quello è una delle nostre specialità. E poi diceva che il bello appunto anche di questa incursione è che, dopo tutto, a differenza di tanti orribili monumenti che deturpano le nostre città, molti di questi monumenti sono monumenti temporanei, quindi hanno la virtù anche di scatenare una conversazione in maniera immediata e forte, ma poi hanno anche la modestia di lasciare spazio ad altri punti di vista e ad altri monumenti possibili. Dico tutto questo per introdurre un'opera che in realtà penso sia una delle più anche interessanti che abbiamo presentato con la Fondazione Nicola Tussardi, una delle opere che continua nella nostra ricerca del sistema nervoso della città di Milano, speriamo nervoso e non nevrotico, ma quindi di quei luoghi fulcro nella geografia, ma soprattutto nella memoria e nella simbologia della città di Milano. Di solito quando lavoriamo alle nostre mostre, ai nostri interventi, partiamo o da un luogo o dalla scelta di un artista. In questo caso siamo partiti dal luogo, da Porta Venezia, un luogo che avevamo visto e già esplorato tempo fa, non mi ricordo quanti anni fa, ma nel quale non avevamo fatto nulla, e poi siamo tornati l'anno scorso, direi. Beh sì, nel diurno qui accanto, e poi siamo tornati a rivedere gli spazi. La chiave in realtà che ci ha portato finalmente a realizzare quest'opera era capire che forse il palcoscenico più interessante di Porta Venezia era appunto l'esterno piuttosto che l'interno. Per tanto tempo avevamo pensato di fare una mostra negli spazi interni, e poi, come dire, un'epifania ha cambiato tutto quando abbiamo capito che appunto il palcoscenico o il luogo più interessante era l'esterno e la città vera e propria. E da lì quindi poi la scelta di invitare Ibrahim Ama, il cui lavoro negli ultimi anni si è visto con sempre più insistenza in rassegne importanti come la Biennale di Venezia, come Documenta a Cassa. Quello è un aspetto centrale del programma della Fondazione Nicola Tussardi, cioè vogliamo portare a Milano artisti che sono presenti nel dibattito internazionale, che sono già, se vogliamo, affermati o accettati dal sistema degli addetti ai lavori, ma che non hanno avuto ancora un'opportunità di misurarsi con lo spazio pubblico e soprattutto con il tessuto sociale, culturale, storico della città di Milano. Quindi Ibrahim aveva già esposto appunto in rassegne internazionali importanti, aveva presentato alcune delle sue installazioni, delle sue dimostrazioni civili in Ghana e in tante altre città, e ci sembrava fosse il momento di invitarlo a fare qualcosa in Italia su una scala e dimensione così imponente, e toccando un luogo appunto nevralgico nella storia, nella memoria della città. Ovviamente il lavoro di Ibrahim Ama suggerisce riflessioni su argomenti come suggeriva già Beatrice, che sono quanto mai urgenti.